Per secoli sono stati ispirazione per poeti, letterati e filosofi, ma oggi i cieli stellati non godono più di buona salute. Alzare gli occhi è un'abitudine ormai desueta nelle grandi città e in Europa ben 6 persone su 10 non possono più vedere la nostra galassia, la Via Lattea. Lo rende impossibile l'inquinamento luminoso, cioè la diffusione verso l'alto di luce artificiale, principalmente sopra le grandi città, che rende i nostri cieli anche 50 volte più luminosi, tanto da nascondere quasi tutte le stelle. Non è solo l'ispirazione poetica a risentirne. L'inquinamento luminoso crea problemi professionali agli astronomi, disorienta gli animali, influisce sul ciclo delle piante e altera la produzione di melatonina nell'uomo. In Italia la situazione è particolarmente grave. Il New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness cataloga il nostro paese come il più inquinato nel gruppo del G20 insieme alla Corea del Sud. Eppure, per evitare di nascondere il cielo, basterebbero degli accorgimenti che la tecnologia attuale consente. A frenare questa possibilità è anche l'assenza in Italia di una legge nazionale. Ne abbiamo parlato con Raffaella Snyder, per anni astrofisica all'Istituto Nazionale di Astrofisica e attualmente docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma. Questo crea un problema per gli astronomi innanzitutto? Crea un problema, io credo, per tutti, perché non è un problema, non credo che si possa limitare a considerare l'inquinamento luminoso come un problema dell'astronomia professionale, che certamente c'è, perché più noi cerchiamo di osservare oggetti deboli, che vuol dire oggetti più antichi, più lontani da noi, e quindi di scoprire, di esplorare le frontiere dell'universo osservabile, più abbiamo bisogno ovviamente di un cielo buio, e quindi i siti per l'osservazione astronomica ormai sono limitati sulla nostra superficie terrestre a pochi siti che sono davvero quasi incontaminati. E c'è addirittura una commissione dell'Unione Astronomica Internazionale che vigila su il livello di contaminazione di questi siti, proprio per cercare di proteggerli. Però io credo che, diciamo, allargando un po' il nostro sguardo, il problema sia un problema di tutti noi, astronomi o non, perché quando noi alziamo gli occhi sulle nostre città ci rendiamo conto che non vediamo più le stelle, ne vediamo pochissime, le più brillanti, e questo io credo che si debba veramente considerare come una perdita culturale importante. Insomma, i bambini che crescono nelle città non hanno l'abitudine neanche di alzare gli occhi al cielo, e quindi è proprio una perdita di cultura importante. Per diminuire l'inquinamento luminoso possono essere utilizzati degli accorgimenti. In Italia però manca ancora una regia nazionale che permetta di sfruttare su tutto il territorio le tecnologie più moderne per il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente. Di recente è stata redatta una nuova edizione di un atlante che mappa l'inquinamento luminoso. Da questo è emerso che l'Italia è un paese più inquinato degli altri in questo senso, anche rispetto a paesi che possono essere paragonabili per industrializzazione, come la Germania o la Francia. Ma come mai in Italia abbiamo questo problema? Credo che sia allora, intanto in Italia, che io sappia, non esiste una legge nazionale che contrasti l'inquinamento luminoso. Ci sono delle leggi regionali, ma non c'è ancora un vero coordinamento a livello nazionale. Che le sappia, in altri paesi invece esistono delle leggi nazionali che disciplinano l'inquinamento luminoso? Sì, in Francia e in Germania sono state approvate delle leggi che hanno stabilito dei criteri restrittivi sul tipo di illuminazione, perché molto si può fare da questo punto di vista, e la tecnologia ci aiuterebbe ad esempio ad immaginare un sistema di illuminazione stradale adattivo, cioè che si adatti alle condizioni meteorologiche, alle condizioni di luce naturale e alla presenza di persone, no? Quindi che con dei sensori in grado di valutare se è il caso di illuminare quella zona o meno, insomma. Quando di solito si parla di luce artificiale, molti sollevano un problema legato alla sicurezza, perché dicono: come diminuiamo l'illuminazione artificiale, le città diventano meno sicure. Quindi le chiedo, ma esiste un dialogo tra il mondo scientifico e il mondo della politica, delle amministrazioni, per cercare di dirimere questa questione? Beh, sarebbe fortemente auspicabile. In realtà, non, che io sappia, non esistono dei veri studi che dimostrino che effettivamente le zone più buie siano le più pericolose. È chiaro che
bisogna agire con buon senso e quindi bisogna trovare un compromesso tra, diciamo, l'illuminazione di zone importanti, per esempio immagino gli ospedali, immagino, ma anche il rispetto il più possibile dell'ambiente che ci circonda. E questo, appunto, come dicevo, la tecnologia ormai ce lo consente, ci consente di cercare di utilizzare delle, diciamo, delle strutture anche di illuminazione che dirigano il più possibile la luce dove serve e quindi limitino il più possibile la dispersione di luce dove non serve, quindi verso l'alto, e questo aiuta anche dal punto di vista del risparmio energetico, ovviamente, e poi soprattutto che utilizzino anche un tipo di luce che non inquini troppo alle lunghezze d'onda dove questa è più pericolosa, sia per noi, per, diciamo, per i sistemi biologici, che più nociva dal punto di vista, appunto, più inquinante dal punto di vista della sua dispersione in atmosfera, quindi lampade che abbiano un colore più caldo e quindi che non abbiano molto colore sul blu, sul bianco, che sono invece le più inquinanti. Per quanto riguarda l'uso del LED invece, questo è senz'altro importante per il risparmio energetico, però bisogna concordarne la tipologia con i produttori e in questo senso ci vorrebbe una legge con delle indicazioni chiare che favoriscano alcuni tipi di LED che abbiano un indice di colore più adatto al rispetto dell'ambiente. L'inquinamento luminoso, d'altronde, riguarda tutti, dalle piante agli animali fino all'uomo. E l'inquinamento può causare anche delle difficoltà agli ecosistemi, penso alle piante o anche agli animali? Ci sono molti studi che dimostrano che purtroppo le luci artificiali confondono per esempio gli uccelli migratori, quindi durante le rotte migratorie gli uccelli vengono dirottati e a volte addirittura, insomma, possono essere per esempio vicino agli aeroporti, si ha un aumento notevole della loro mortalità. Ma anche su alcuni animali, per tutti, se pensiamo a tutti i sistemi biologici sulla nostra terra, si sono sviluppati, adattati a un ritmo giorno-notte e questo ritmo, quando viene alterato, provoca, ha delle conseguenze, quindi anche su altri animali notturni, insetti, le piante, sul ciclo delle piante, la presenza di luce artificiale ha un impatto importante. Sull'uomo, diciamo, leggevo proprio recentemente una ricerca fatta all'Università di Boulder, in Colorado, nella quale hanno monitorato il livello di melatonina prodotto nel corso della, insomma, di una serie di giornate da alcune persone nella loro attività quotidiana e quindi sottoposti alle luci artificiali, alle luci dei monitor e ai ritmi della vita moderna, diciamo, contemporanea, e poi invece li hanno portati in un campeggio sulle montagne rocciose dove non avevano luce artificiale e hanno monitorato, hanno registrato un improvviso cambiamento della loro capacità di produrre melatonina, che come sappiamo influenza moltissimo anche il nostro sistema immunitario. Quindi è chiaro, anche noi siamo degli animali cresciuti sulla terra e quindi ci siamo abituati ad un ritmo giorno-notte che dovremmo cercare il più possibile di rispettare.